Giovedì scorso la scure del Consiglio di Stato sul progetto di realizzazione del termovalorizzatore di Case Passerini, che ha confermato di fatto la sentenza del TAR, che aveva annullato l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sul territorio di Sesto Fiorentino, ma è davvero la pietra tombale sull'inceneritore? Proprio ieri c'è stato un vertice in regione tra il governatore Enrico Rossi e i sindaci di Firenze, Dario Nardella, e di Prato, Matteo Biffoni, proprio per decidere come affrontare una eventuale emergenza. E subito dopo questa sentenza del Consiglio di Stato, in molti hanno usato questa parola, emergenza, sia da parte delle imprese, dei lavoratori e naturalmente anche della politica, mentre dall'altra parte chi questo progetto lo osteggia da tanti anni, e 20 anni che è nell'aria, si festeggia. Parleremo di tutto questo nella puntata di questa sera, cominciando proprio da quel giorno, giovedì 24 maggio, quando è arrivata la notizia della pietra tombale, torno a ripetere, sul termovalorizzatore di Case Passerini. Luca Renzoni ci racconta. Il Consiglio di Stato scrive la parola fine sull'inceneritore di Case Passerini. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso contro la sentenza del TAR della Toscana, che aveva annullato l'autorizzazione alla costruzione dell'impianto e confermato che il via libera all'inceneritore si potrà avere solo a patto di rispettare le previsioni iniziali per la sua costruzione, cioè realizzando a titolo di compensazione un parco nell'area della Piana Fiorentina. Il Tribunale amministrativo si era espresso a fine 2016, esaminando il ricorso presentato dagli ambientalisti. Per il TAR, l'autorizzazione concessa dalla città metropolitana era illegittima, perché non sarebbero state realizzate le opere di mitigazione annunciate e previste dal piano di indirizzo territoriale della regione. L'ATO Toscana Centro, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, aveva presentato il ricorso al Consiglio di Stato, che adesso però ha confermato quella sentenza, affossando definitivamente l'ipotesi inceneritore nella Piana Fiorentina. Questa è una grandissima vittoria per Sesto Fiorentino, per tutti i cittadini della Piana, per le associazioni, per i comitati, per tutti coloro che si sono battuti in questi anni per far capire l'errore di voler infilare nella Piana una serie di infrastrutture impattanti da un punto di vista ambientale, piuttosto che lavorare sulle alternative. Ci è arrivata la magistratura, sarebbe stato meglio ci fosse arrivata la politica. Abbiamo visto le aperture del presidente Rossi, della regione Toscana. A questo punto non ci sono più alibi, dobbiamo modificare il piano regionale dei rifiuti, dobbiamo togliere l'inceneritore di Case Passerini dalle previsioni e dobbiamo puntare sulle buone pratiche, riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata porta a porta spinta, tutte quelle buone pratiche che in giro per l'Italia hanno ormai preso campo in tanti territori. Tanti gli argomenti, anche se i rifiuti sono naturalmente al centro del dibattito, non è la prima volta che la pancia si occupa di questo argomento. Purtroppo torniamo come dire, sugli argomenti già trattati, ma con un'attualità ben diversa, e come sempre cercheremo di farvi sentire tutte le campane che suonano intorno a questo argomento. Rifiuti, tutto da rifare. Linea alla regia e poi si inizia con la sigla. Scongiurare un'emergenza rifiuti è l'obiettivo del presidente della regione Enrico Rossi e dei sindaci di Firenze e Prato, Dario Nardella e Matteo Biffoni, che si sono incontrati a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della regione, per discutere delle azioni da intraprendere dopo lo stop arrivato dal Consiglio di Stato alla realizzazione dell'inceneritore di Case Passerini. Una sentenza accolta come una vittoria dai sindaci della Piana Fiorentina, da tempo schierati in prima linea contro l'opera e contro il suo impatto sulla qualità dell'aria in una zona dove insistono altre grandi infrastrutture, ma che al contempo ha allarmato le società che si occupano della gestione e la stessa ATO Toscana Centro. L'incontro tra Rossi, Nardella e Biffoni, quest'ultimo anche presidente dell'ANCI Toscana, è servito proprio ad approfondire le criticità segnalate a partire da una verifica sui dati. L'obiettivo è definire quanto prima le azioni più efficaci per scongiurare qualsiasi avvisaglia di emergenza. I comuni dell'ATO Toscana Centro sono impegnati, con il concessionario del servizio di gestione dei rifiuti, nella raggiungere il 70% della raccolta differenziata entro il 2020.
Questa è la novità. Qualcuno dice il problema del termovalorizzatore, chi lo ha visto come un problema è uscito dal portone per entrare dalla finestra. Cercheremo con i nostri ospiti, che vado subito a presentarvi, di capire cosa sta succedendo. Saluto e ringrazio tutti, a partire da Paolo Marcheschi, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Buonasera. Buonasera. Accanto abbiamo Fabio Roggiolani, che saluto, cofondatore di Ecofuturo Festival. E poi Marcello Gozzi, che è il direttore di Confindustria Toscana Nord. Buonasera. Buonasera. Simone Faggi, vice sindaco di Prato. Buonasera. Ma anche vice presidente di Ato Toscana Centro. E poi il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli. Buonasera, grazie dell'invito. Un parterre molto ricco che non si esaurisce qui, perché la nostra Sara Ghilardi stasera con noi come inviata speciale ha molti ospiti da presentarci. Prima un giro velocissimo per capire perché siete qui. Io comincio da Giacomo Giannarelli. È una vittoria cantata da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche da parte di tante associazioni ambientaliste. Ma c'è il problema, come ho detto, che questo termovalorizzatore, sul quale sembra appunto arrivata la scure del Consiglio di Stato, possa rientrare in qualche altro piano? C'è un piano grande che deve essere presentato ora entro luglio. Entro la fine di luglio. Sì, ma intanto anche noi siamo estremamente contenti per il risultato ottenuto, però festeggeremo ancora di più quando verrà rimossa la previsione della realizzazione dell'impianto di Casa Passerini dall'attuale piano di rifiuti regionali, perché ricordo a tutti che purtroppo, nonostante le numerose iniziative del Movimento 5 Stelle, che chiedeva anche all'ultima seduta d'aula di togliere la previsione dell'impianto di incenerimento di Casa Passerini per la Piana Fiorentina dal piano regionale rifiuti, a tutt'oggi c'è ancora questa previsione. E questo è un macigno che pesa su tutta la popolazione toscana, non solo della Piana Fiorentina, perché è vero che con questa sentenza del Consiglio di Stato portiamo a casa un ottimo risultato, ma il timore è che tra qualche anno, forti della previsione prevista nel piano regionale rifiuti, si possa qualcuno, Lato per esempio, possa di nuovo avanzare la richiesta di realizzazione di questo impianto. Allora sfruttiamo anche le parole da vero grillino del presidente Rossi, che si è convertito sulla via di Damasco all'economia circolare. Anche delle malignità che ci sono. Apriamo questo dietro dibattito questa conversione per vedere il nuovo piano dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, insomma. Allora, Faggi, io ringrazio doppiamente lei stasera, perché come diceva una collega su un bellissimo articolo che ho letto l'altro giorno sul Corriere, adesso l'inceneritore è brutto e cattivo, non lo vuole più nessuno. Però adesso che cosa succede? Succede che Lato, io non so quanti spettatori sanno cos'è Lato. Lato è l'autorità di ambito ottimale centro che riguarda il territorio di Firenze, Prato, Pistoia, composto da rappresentanti dei comuni di questi territori. Tutti i territori sono ben rappresentati. Sostanzialmente Lato deve vigilare sulla realizzazione del piano d'ambito di rifiuti, così come stabilito dagli organi decisori, ex province, attualmente la regione. In questo momento Lato deve dare garanzia di attuazione dell'ambito dei rifiuti, così come stabilito. Diceva bene il consigliere, lo stato attuale, il piano d'ambito dei rifiuti del territorio della Toscana Centro prevede la realizzazione del termovalorizzatore. Siete preoccupati? Che tutto il piano dei rifiuti si basa sulla realizzazione del termovalorizzatore di Casa Passerini. Se questo non avvenisse, e mi pare ci sono tutti i presupposti per questo avvenga, c'è la necessità immediata di cambiare il piano, di farlo velocemente e trovare delle alternative credibili che possano consentire l'autosufficienza territoriale nella gestione e smaltimento dei rifiuti. Dico un'altra cosa, la sentenza del Consiglio di Stato è una sentenza che cassa la maggioranza delle obiezioni alla realizzazione del termovalorizzatore, anzi direi le cassa tutte tranne una.
entreremo anche in questo nel dettaglio, così vi abbiamo inquadrati. Per capire bene, per far capire bene di cosa stiamo parlando ai cittadini. Sì, sì, parleremo del bosco, che cosa serve per, cosa servirebbe, insomma, per portare avanti questo, questo progetto. Mentre invece Confindustria Toscana Nord ha lanciato, ha scritto proprio una vera e propria lettera aperta al, alla politica, al governatore Rossi, dicendo... facendo due domande, quali, Gozzi? Quali sono le domande che rivolgete alla politica, in questo caso personificata dal presidente Rossi? Ma guardi, le domande sono domande molto semplici, nel senso che non è che noi siamo innamorati di un'infrastruttura piuttosto che di un'altra, ma che cosa si pensa di fare per gestire il problema dei rifiuti in Toscana, posto che la Toscana non è autosufficiente e che in previsione la comunità europea, che qui magari qualcuno non ama tanto, ma che comunque è ancora per fortuna, della quale ancora per fortuna facciamo parte, ha una previsione e spinge per la chiusura delle discariche in un tempo definito. Allora, noi ci troviamo in una situazione nella quale i rifiuti industriali devono essere smaltiti fuori dalla regione, in gran parte, con costi aggiuntivi, ma io vorrei essere chiaro, tutte le scelte sono legittime, l'importante è dire la verità ai cittadini, perché senza un sistema di rifiuti regionale autosufficiente, non solo le nostre imprese non sono competitive. Si paga di più. Ma insomma, noi l'abbiamo visto nella crisi degli scarti tessili a Prato. Solo nel distretto pratese ci sono ogni anno 50.000 tonnellate di scarti tessili che attualmente vengono buttati alla chetichella dietro le fabbriche dismesse. No, adesso... l'abbiamo testimoniato, da parte di qualcuno, ovviamente, da parte di chi commette un reato. Però, ecco, voglio dire, il problema è dire le cose con chiarezza, perché se non c'è uno smaltimento efficiente, ci sono dei costi superiori per i cittadini. Cioè, i cittadini si troveranno a pagare, come già stanno facendo le imprese, dei costi per lo smaltimento dei rifiuti molto superiori. Roggiolani, una vita spesa per la politica e per i rifiuti, perché è stato, come è noto, consigliere regionale e poi impegnatissimo verso tutto ciò che sono le nuove frontiere per la gestione, che sono una piattaforma grande di sistemi. Come lo vede questo stop del termovalorizzatore? Poi entriamo anche nelle sue... Mi permetto proprio di... innanzitutto sono contento e vorrei ricordare in questo momento il mio amico Mauro Romanelli, che ai tempi dal bomba, come lo chiamiamo Arezzo, il Matteo Renzi, fu buttato fuori dopo 3 mesi dalla giunta, semplicemente perché si era opposto all'inceneritore. Quindi, come si dice, non posso non ricordarlo questo episodio. Ma contesto queste affermazioni che lei ha fatto per un motivo. Non è affatto più vero, cioè ormai l'inceneritore non è la soluzione più economica, oltre che non essere più ecologica. È la soluzione che spreca energia. Oggi ci sono soluzioni completamente diverse, le elenco rapidamente perché così ci capiamo. Innanzitutto non parliamo di scarti tessili, quindi non parliamo di roba industriale, stiamo parlando di rifiuti solidi urbani. Circa il 40-45%, 50% sono umidi. Allora, soltanto con questa frazione, immediatamente, ovviamente raccolta porta a porta, perché le frazioni sono buone nella differenziata se sono porta a porta e diventano veramente economicamente vantaggiose, solo con questa frazione si può fare biometano. Non solo, ma tutte le aziende dei rifiuti sono già autorizzate a fare biometano e l'anno scorso a Ecofuturo abbiamo ospitato Sesa Est di vicino a Padova, lì tra Ferrara e Padova, che ha presentato tutti i suoi camion che ormai vanno esclusivamente a biometano prodotto con i propri rifiuti umidi. Non c'è bisogno di ingegneria. Soltanto con quel valore lì, sono il valore energetico che si trae solo dall'umido è immensamente superiore al valore energetico che si trae dall'inceneritore, anche con investimenti enormemente più ridotti. Marcheschi, la politica finora adottata e seguita dai partiti di maggioranza che si sono susseguiti al governo della regione, ma anche dei comuni di cui stiamo parlando, perché naturalmente noi parliamo di Firenze, Prato, Pistoia, l'Interland di Firenze. Lei l'ha contestata, la contesta. L'ho contestata, il primo atto che ho fatto quando sono tornato un mese fa in consiglio regionale, visto quello che si leggeva sui giornali,
è chiedere che venisse a riferire in aula su questo piano dei rifiuti, perché si leggeva già da mesi che Rossi il suo piano dei rifiuti lo aveva praticamente già buttato, incenerito lui. Ecco. E mentre l'unica cosa PD incenerita è il piano. Sembrava una parte del PD, o perlomeno consiglieri regionali, sembrava che mantenessero fede a quello che avevano promesso in campagna elettorale, approvato col piano dei rifiuti, finanziato col piano dei rifiuti, che sono atti, ovviamente sono passati alla storia, perché sono firmati, concordati con tutti i sindaci, chi a favore, chi contro e così. Poi, ovviamente, ognuno fa la sua parte. Quindi i sindaci della piana del PD contro il termovalorizzatore, quindi ricorsi al TAR, tutti contro tutti. Quindi devo dire che è stato facile dimostrare il disastro della giunta regionale, di Rossi, che eletto con i voti del PD, con un programma elettorale, si dimentica totalmente di quello che ha fatto, di tutti i soldi che si sono spesi per i vari piani, e questo è stato proprio l'esempio eclatante, diciamo, la conversione a U sul termovalorizzatore. Chi parla non è appassionato di termovalorizzatori, sono stato uno di quelli che, quando ho fatto il presidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti, ha fatto di tutto per togliere due termovalorizzatori dal piano provinciale di Firenze, quello di Selvapiana e quello di Testi, perché erano oggettivamente superflui e collocati male. Però è chiaro che io sono uno di quelli che pensa che, nonostante ci siano tecnologie avanzate, c'è sempre una parte che tutta Europa e tutto il mondo destina a essere incenerito, termovalorizzato. Che è il 30%, quindi, poi mi direte se 30, è giusta 20, questa... Fino a che non si trovano soluzioni immediate, ecco, immediate, non raccontate come ha fatto Rossi, che ci parla sempre, sposta l'obiettivo di 3-5 anni e ci racconta ancora barzellette, ormai non ci crediamo più, insomma. Io vado subito a salutare Sara Ghilardi. Dove sei, Sara? Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Buonasera Patrizia, sono alla storica Unione Operaia di Colonnata Sesto Fiorentino, per chi è della zona questa struttura è conosciutissima, e siamo nel bel mezzo di una festa, la festa sulla pietra tombale al termovalorizzatore, vedete qua anche pittoresca, con tanto di coreografia, e gli invitati speciali sono Rossano Ercolini, che è il referente di Zero Waste, ma i nostri ospiti, vedete che parterre ricco che abbiamo. Parto dalla nostra destra, Pietro Mugione di Italia Nostra, e poi ci sono Roberto Marini e Marco Beneforti del WWF, e poi di qua le mamme, anche il babbo inceneritore, Katia Baroncelli e Niccolò Filliger, vedete qua con i cappellini in coordinato. Una voce fuori dal coro forse è quella di Lucia Benevieri, che è la segretaria regionale della UIL Trasporti con delega all'igiene ambientale, e anche lei è un'operatrice ecologica vera, cioè quella che tutti i giorni va a ritirare la spazzatura quando non ha la delega sindacale, quindi molto ci può dire anche su questo. Questo è il nostro parterre, poi altri presumibilmente interverranno, perché qui le voci sono molte. Ecco, guardate, Sara, cominciamo subito con uno dei tuoi ospiti, poi riprendiamo noi il dibattito. Mamme no inceneritore, eccoli qua, rappresentanti, perché è diventato un movimento che ha viaggiato sui social raccogliendo un sacco di consensi, un sacco di mi piace, un sacco di aderenti che si sono informati in pochissimo tempo. Poi c'è stata anche la storia politica di Sesto Fiorentino, nel periodo delle elezioni tanta campagna elettorale si è fatta su questo termovalorizzatore che non sa da fare. La festa è questa. La festa è questa, noi 3 anni fa si diceva non vi si fa fare, oggi noi diciamo un vi si è fatto fare. Abbiamo vinto, i cittadini hanno vinto, ricordiamo le 20.000 persone in piazza, le centinaia e centinaia di persone che tutte le settimane hanno partecipato agli incontri. A livello politico è cambiato tanto, alcuni comuni finalmente iniziano ad ammettere che l'inceneritore è un problema perché inquina ed è un problema perché non risolve il ciclo dei rifiuti. Oggi c'è la pietra tombale su questo inceneritore. Ma non siete si sicuri così tanto? Perché qui non sono e tanto sicuri. E noi diciamo quello che abbiamo sempre detto. Noi ci chiamiamo mamme non inceneritori, ma anche sì alternative. E voi vi sciogliete oggi? Perché ormai non si fa. No, noi non ci sciogliamo perché il nostro motto, il nostro cuore sono le alternative. Non è l'inceneritore, era un problema per le alternative. Però Patrizia, la domanda che di sicuro verrà fatta anche da studio è che la vittoria
del Tribunale al Tribunale non è stata sul ricorso delle mamme, ma è stata sul ricorso del Comune di Campi Bisenzio. Questo voi naturalmente lo sapete, è quello che ha vinto, cioè non è forse, non tanto, anzi, l'inceneritore non sa da fare quanto il Parco della Piana sa da fare. Allora, questa è la giustificazione tecnica e chiaramente noi festeggiamo perché con questo passaggio tecnico si mette davvero una pietra tombale sull'inceneritore, però quello che noi abbiamo fatto, noi siamo costituite da neanche 3 anni, da 2 anni e mezzo, quindi non avremmo mai potuto partecipare a ricorsi. Quello che noi abbiamo fatto sul territorio è stato informare e la partecipazione di 20.000 persone alla manifestazione, a tutti i nostri incontri, cioè noi abbiamo semplicemente reso il problema conosciuto e abbiamo visto che le reazioni delle persone erano quelle di bene, è sensato quello che dite e quindi appoggiamo la vostra lotta. Bene. Per cui anche i cambiamenti che ci sono stati a livello politico o di opinioni di alcuni politici, noi lo vediamo come un processo che è venuto in conseguenza alla nostra lotta. Tanto qui Patrizia si è messo a piovere, se non vuoi sentire altro per il momento ti restituisco la linea, tante voci abbiamo. E benissimo, anche dopo io prendo proprio... Ercolini di No Waste Italia. Prendo spunto da quello che avevi precisato, ovvero a vincere sono stati i comuni, nello specifico il comune di Campi Bisenzio. Allora andiamo a sentire il sindaco quando ha parlato al caffè letterario Le Murate, c'erano anche gli ambientalisti che stasera sono con te. Sentiamo. Abbiamo fatto fin dall'inizio il ricorso proprio puntato su questo aspetto, vedevamo che l'elemento debole di tutta l'intelaiatura era quello delle opere di compensazione e mitigazione. Il primo passaggio il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato ragione di fatto all'intelaiatura, all'impostazione del Comune dei Campi, ripreso anche dalle altre realtà, e poi il Consiglio di Stato di fatto conferma quello. Quindi quello è l'aggancio sul quale si è smontato tutto la prospettiva dell'inceneritore di Case Passerini. Ecco, in una prospettiva di lungo periodo, quindi come vanno gestiti i rifiuti? Ecco, il dopo termovalorizzatore come sarà secondo il vostro punto di vista? Ma intanto tutte le parole di terrorismo che sento in questi minuti, in queste ore, mi sembrano fuori luogo. Come abbiamo affrontato questi mesi e questi anni, credo si sia in grado di affrontare anche i prossimi mesi e i prossimi anni. Uno. Due, io credo che ora ci sono le condizioni, come dicevo prima, per aprire una fase diversa. Siccome l'inceneritore è stato immaginato più di 20 anni fa in una condizione, in una situazione del tutto diversa da quella attuale, oggi è maturata una sensibilità rispetto alla differenziata, rispetto a tutte le politiche del riuso e del riciclo, totalmente diversa, a partire dalle nuove generazioni, che risocializzano a queste pratiche anche le generazioni più grandi, io credo che ci siano tutte le condizioni per aprire questa fase nuova e diversa. Se c'è anche il sostegno delle istituzioni, a partire dai comuni, ma soprattutto la regione, che ha la palla in mano di tutta la partita, io credo che si possa fare davvero questa svolta. Ecco, quindi è il momento di entrare proprio in quello che lei stava cercando di spiegare, Faggi, perché il Consiglio di Stato ha detto no e qual è... Allora, scusi? Qual è, perché il Consiglio di Stato ha detto di no? Ha detto una delle obiezioni. Io cerco di essere più preciso possibile, ovviamente non sono un tecnico, però... Allora, sostanzialmente noi siamo in una situazione di questo genere. Abbiamo un piano di rifiuti che prevede la realizzazione del termovalorizzatore. Il ricorso che è stato accolto dal Consiglio di Stato attiene ad una obiezione, che è quella presentata dal Comune di Campi Bisenzio rispetto alla necessità di creare le condizioni per delle mitigazioni ambientali prima della costruzione del termovalorizzatore. Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente ritenuto non legittime tutte le obiezioni che sono state presentate dagli altri ricorrenti, sostanzialmente dicendo: te il termovalorizzatore lo puoi fare, lo potete fare, è legittima la costruzione del termovalorizzatore, però c'è un punto che non va. Il punto è che era necessario fare opere di mitigazione prima della costruzione del termovalorizzatore. In concreto un parco di 50 ettari. In concreto quello, che era l'obiezione che legittimamente il Comune di Campi Bisenzio ha fatto presente nel ricorso aggiunto. In questo momento... La Regione ha già dato risorse ai sindaci per farle già da prima. In questo momento... Diciamo queste cose. Sì, sì, questo, certamente. Ecco, quindi ci dovrebbero già essere gli alberi. Sto cercando di perché, diciamo, di... Sì, sì, giusto, tecnicamente, io ci ho messo un po' di... fotografare la situazione per quella che è.
A questo punto la palla torna al Lato e Lato dice: bene, cos'è che manca per la realizzazione del termovalorizzatore, che è l'elemento centrale dell'adozione del piano d'ambito? Manca questo. Quindi quello che il passaggio successivo sarebbe richiedere un'autorizzazione integrata alla regione per dirmi: dammi l'autorizzazione e io ti costruisco il termovalorizzatore dopo aver fatto quello che viene definito il boschetto. Questa è la situazione attuale. Si traduce quindi in qualche anno questo? Di Stato, il Consiglio di Stato ha detto questo. Il dato di fatto è che, anche alla luce delle considerazioni del Presidente della Regione Toscana, del Sindaco di Firenze, del mio Sindaco in qualità, ecco, che cosa si sono detti ieri? Sostanzialmente dettaglio, hanno valutato la necessità di creare immediatamente un percorso che dia delle risposte ed un piano eventualmente alternativo a quello attuale. La cosa ci preoccupa come ambito, la cosa ci preoccupa nel limite in cui dobbiamo dare concretizzazione alle cose che ho sentito anche stasera. Bene, va tutto bene, nessuno è innamorato del termovalorizzatore, facciamo a meno del termovalorizzatore, io però devo trovare una soluzione per 300-330 mila tonnellate di rifiuti che devono essere smaltiti. Se poi noi riusciamo a raggiungere il 70%, perché ricordo ci sono territori fra cui Firenze che sono abbondantemente sotto, Prato è a posto, quindi noi siamo già al 70%, perché facciamo il porta a porta, io voglio capire perché dove li mettiamo. L'inceneritore per tempo. Voglio capire dove li mettiamo. Questa è la domanda. E però mi faccia dire, sì. Mi tolgo le vesti da Ato e mi metto quelle del Comune di Prato. Il Comune di Prato non ha intenzione di far pagare ai cittadini e alle aziende un euro in più di tassa, perché noi facciamo il 70% e questo deve essere chiaro. Quindi chi non arriva al 70 ci deve arrivare, se no paga di più. Con le tariffe della Toscana è meglio che fate pagare ancora di più. A Sondrio fanno il 70% di differenziata, hanno tutta l'attrezzatura per chiudere il ciclo e hanno una tariffa inferiore del 30% e ogni anno vanno in bonus. Da questo punto di vista la storia dei soldi è soltanto un ricatto politico. O imparate a farlo bene questo lavoro, sì, nel senso che smettete di sprecare le tonnellate di soldi che avete sprecato in questi anni. Io le parlo di una piana di 1.500.000 di persone. 170.000 persone mangiano, bevono, fanno famiglia. Io non sono a favore e contro questa nessuno. Storia del ricatto dei soldi io è una sciocchezza, semplicemente non sono, perché non siete capaci io non sono a favore o contro di nulla io non sono a favore o contro nulla sia a favore di qualcosa allora deve scegliere una domanda. Mi deve dire i pannolini dei bambini dove si mettano lei me lo deve dire ora glielo dico. Allora una domanda che lei non conosce, i pannolini dei bambini si mettono in una struttura che si chiama Bioase, va bene, inventata da Natta, ne hanno fatti già 12 in Italia e tutta la parte umida che non è immediatamente assimilabile all'umido, nell'arco di 2 settimane si riduce del 65%. Bene, ok. Se lo segni, così la prossima volta non me lo chiede. E il resto? Ma di che parte? Il resto di c'è cioè, una domanda va? Da... Si occupa di rifiuti o di melanzia? C'è una domanda da parte di Giovanni. Non è la questione dell'incompetenza. Il problema è che i nostri cittadini e le nostre aziende hanno un problema e va risolto. Se mi si dice come fanno a Sondrio, allora capisco è la soluzione. Aspetti, però Sondrio, a volte viene ragazzi, portato l'esempio. C'è, chiedo scusa, c'è un limite. Chiedo scusa. A volte viene portato l'esempio da chi invece sostiene termovalorizzatori che in alcune città europee se le mettono nel centro storico, per cui noi tutti accettiamo come vere anche questi paragoni. Scusi, posso dire, non c'è bisogno di andare in città europee. Vorrei prendere una città cara al consigliere Bolzano. Giannarelli, Parma. È amministrata da una giunta ex 5 Stelle. Il generatore di Parma era nei programmi che doveva essere chiuso, non doveva partire. I dati forniti, viene controllato circa 4 volte al giorno dall'ARPA regionale dell'Emilia Romagna e i dati, per parola del sindaco Pizzarotti, che certo non può essere sospettabile di essere vicino a Confindustria, sono che l'inquinamento prodotto dall'inceneritore di Parma è equivalente a un autobus urbano. Ora, dire che non questa cosa l'ha detta Pizzarotti, lei è sicuro, vero?
Sì, sì, no, sì. Perché domani gliela richiedo io. No, a lei e a Pizzarotti, perché lei sta dicendo monumentale falsità. Però se lei mi fa finire di parlare... No, ma lei lo può dire, ma se lei può dire quello che vuole, ma non una cosa così. Se lei me lo fa dire, glielo dico e le dico altre. Ma non esiste. Allora, rispetto ai dati di autorizzazione di quell'inceneritore, i livelli registrati sono intorno al 10%, tranne per un parametro che è al 50%. Quindi rispetto al livello massimo. Allora è anche chiaro che ci sono delle cose su cui bisogna essere consapevoli, che ci sono delle scelte tecnologiche. Nessuno vuol citare Vienna, dove l'inceneritore è vicino alla cattedrale. L'abbiamo citato anche ad altre puntate della Pancia dedicate a questo tema, per cui non ci spaventa. C'è una telespettatrice che fa una domanda che io rivolgerei a Giacomo Giannarelli. Ma se le altre regioni italiane non accettano, ma anche a voi, i rifiuti toscani, faremo la fine di Napoli con i cassonetti strapieni e l'immondizia per le strade? Hashtag la Pancia, per i telespettatori che ci ascoltano. Ma intanto diciamo che già oggi la regione toscana accetta rifiuti dalla Liguria, dalla Calabria e da altre regioni d'Italia. Siamo importatori netti di rifiuti da altre regioni d'Italia, quindi vorrei ribaltare un attimo una questione. Poi rimango un po' sorpreso da Assindustria, che dovrebbe essere un'associazione di categoria a tutela delle imprese e delle grandi imprese, che dovrebbe spingere l'innovazione e gli investimenti nelle infrastrutture, perché oggi, così come ha già anticipato a Roggiolani, ma così come sta avvenendo in tutto il mondo, c'è un'industria 4.0, un'industria dell'economia circolare che richiede grandi investimenti e che crea nuovi posti di lavoro, perché l'impianto per recuperare la frazione umida dei pannolini è un impianto che richiede investimenti e crea posti di lavoro. Ci sono impianti che recuperano le materie preziose dall'Eternit, si eviterebbe di conferire l'Eternit nelle discariche. Ci sono impianti come biodigestori anaerobici che recuperano il gas dalla frazione organica, e sono tutti grandi investimenti, grandi infrastrutture sostenute dal Movimento 5 Stelle, che con altrettanta convinzione sosteniamo anche le direttive europee, perché orgogliosamente mi sento prima di tutto italiano e poi anche cittadino europeo, e da cittadino europeo rivendico... Sistemiamo Matteo, sì, sì, grazie, segnatevi Matteo, se puoi venire qua, a sistemare il microfono intanto. Nell'aprile di quest'anno è stata approvata una direttiva europea che prevede che entro il 2030 non si potrà più conferire nessun rifiuto riciclabile in discarica, e entro il 2035 si potrà conferire al massimo un 10% del totale rifiuti prodotti nelle discariche toscane. Detta così, la notizia potrebbe incuriosire i cittadini. Allora dico ai cittadini: tranquilli, stiamo sul pezzo, già oggi la Toscana è in sovradimensionamento impiantistico tra discariche e inceneritori, tant'è che importiamo rifiuti da fuori regione. Oggi nel nostro piano regionale si prevede di avere e realizzare un totale di 7 inceneritori. Oggi in funzione abbiamo solo 3 inceneritori: Livorno, che è un inceneritore che rispetta i parametri delle emissioni, non ha problemi, anche se criticabile sotto l'aspetto sanitario e ambientale, se no non saremmo qua a sostenere la battaglia dei rifiuti zero. L'inceneritore di Poggi Bonsi, però l'inceneritore lo tiene fino al 2021, però chiudiamo, e l'inceneritore di Arezzo. Sono 3 inceneritori. Con i 3 inceneritori e le discariche, tra l'altro la discarica di Terranova, Bontale, nel 2023 si chiude, l'inceneritore di Ospedaletto chiuso qualche giorno fa, i lavoratori dell'inceneritore sono stati già tutti ricollocati, tra l'altro, quindi non c'è nemmeno lo spauracchio dell'aspetto occupazionale. Ah, tra l'altro, concedetemi che l'inceneritore di Livorno è un po' 2021. È un po' meglio degli altri due, proprio quello di Livorno. Livorno con Poggi Bonsi, perché c'ha... Livorno, Poggi Bonsi ad Arezzo mi risultano che siano inceneritori a norma. Io li critico quel metodo. Posso dire solo un piccolo aspetto? Un pochino più breve. Velocissimi. Nel piano attuale della regione toscana, tra l'altro, c'è un passaggio molto interessante. È stato scritto nel 2000, Marcheschi, correggimi, nel 2009. Quando è stato approvato l'ultimo piano, quello oggi in vigore? Parlava del 2009. Allora, nel 2009 c'è un passaggio che dice: se in tutta la regione toscana adottassimo una raccolta differenziata porta a porta, possiamo creare 1.500 nuovi posti di lavoro. No, 15.000.
solo per la raccolta differenziata. Solo per la raccolta differenziata nel piano c'è scritto 1500. Noi diciamo, c'è stata una conferenza internazionale a Roma sull'economia circolare organizzata da Lega Ambiente, Kyoto Club e altre organizzazioni, Zero Waste Alliance, dove dice se tutta l'Italia adottasse l'economia circolare si creerebbero 200.000 posti di lavoro, quindi a cascata circa 10.000 nuovi posti di lavoro in Toscana. Non c'è motivo, anche a parità di tariffa, anche se così fosse, non c'è motivo per non sostenere quella scelta, perché si creerebbero anche più posti di lavoro. Questa è una politica di assunzioni mascherata, non c'entra nulla con la gestione dei rifiuti. L'Europa poi prevede, insomma, a breve giro di posta, non solamente questo, ma anche una riduzione degli imballaggi incredibile. Cioè a livello di politiche, ieri è stata approvata una direttiva che dice stop alla produzione del cotton, quindi stare in Europa a volte e può essere monouso. Questa è una rivoluzione credibile perché va a gira monte sulla produzione dei rifiuti, che è una battaglia portata avanti tra l'altro Rossano Ercolini, che saluto insieme a tutti. E allora torniamo da Sara Ghilardi, perché si è parlato anche di lavoratori, no? Di lavoratori. Ora a te la parola, Sara. Piove ancora? Sì, intanto Patrizia, no, ha smesso. Intanto ti faccio vedere però un reperto che qua mi sto portando dietro, anzi me l'hanno proprio affidato. Sono le prime 14.400 firme, se non sbaglio, che sono state presentate e raccolte nel lontano 2002 e sono state date all'allora sindaco di Firenze, Leonardo Domenici. Eccole qua, questo è veramente un reperto. Parlavamo di lavoratori, anche Lucia Benevieri, che è la segretaria regionale della UIL Trasporti con delega a queste questioni, e anche però operatrice ecologica di fatto. Parlavamo della differenziata, del porta a porta, lei i sacchetti ci guarda dentro, li prende con le sue mani. E cosa si può dire da questo punto di vista? Un'esperienza, non so quanti siano che lavorano in questo campo, però lei sicuramente ce l'ha. No, innanzitutto volevo dire che ormai la questione è chiusa, per cui l'inceneritore non si farà, per cui cioè, imbocchiamoci le maniche, cioè, per comunque trovare una soluzione, perché la soluzione probabilmente andrà in emergenza. Per quanto riguarda appunto il discorso sul porta a porta, è un servizio che comunque incrementa moltissimi posti di lavoro, ma anche dai costi enormi, e va a incidere soprattutto sulla salute dei lavoratori, sui costi e sulla salute dei lavoratori. I comuni della Piana fanno a gara a fare il porta a porta. Ora, io lo sapevo che iniziavi col porta a porta. Lo sapevo che iniziavi col porta a porta, però i sindacati, poche ore fa, hanno fatto una lettera preoccupata, no? Partiamo anche da questo, poi il porta a porta abbiamo un bel capitolo su quello. Sì. Cosa avete scritto? Quali sono le preoccupazioni, le perplessità che vi hanno portato a scrivere questa lettera? Venerdì abbiamo avuto, cioè non sapevamo nemmeno cioè, del risultato della sentenza. Per un intuito abbiamo avuto un'assemblea a Casa Passerini con i lavoratori che sono preoccupati per il loro posto di lavoro e per la professionalità, perché comunque sono lavoratori che da anni svolgono questo lavoro, queste mansioni, e sono attaccati a questo lavoro. Uno poi dice: scusate, io vi devo dire che i microfoni sono aperti. Sentiamo l'ospite, scusi se l'ho interrotta, ma forse non era chiaro. Ascoltate quello che dice la nostra ospite. Da studio sono un po' indisciplinati, invece loro con le mamme, sì, qua, colpa mia, siamo... colpa mia ovviamente. Miti. Per cui abbiamo avuto sentito la preoccupazione dei lavoratori e abbiamo svolto un'assemblea in legge 300. E i lavoratori sono preoccupatissimi perché comunque non temono il loro futuro. E poi se con leggerezza sento dire va bene, però stanno tutti rimpiegati, vabbè, vai a dirglielo te a una persona che non so fa l'insegnante, vai a fare l'impiegato d'ufficio, ecco, cioè, voglio dire, c'è anche il rispetto della professione. Ecco, preoccupati da questo punto di vista i lavoratori, ma non dovrebbero invece aumentare i posti di lavoro con la differenziata, con questa svolta ecologista annunciata dal presidente Rossi? Non è forse
la programmazione che manca del domani, cioè di dove si vanno a portare domani questi rifiuti, non fra qualche anno, perché le programmazioni pluriennali si fanno per un motivo, no? Sì. Se no non ci sarebbe bisogno. Sì. Allora, il porta a porta. Il porta a porta viene effettuato in alcune zone della Toscana, perché ho esperienza anche in Toscana. C'è andata lei sul porta a porta? No, a parte il lavoro che faccio io, però a livello, diciamo, sindacale, e poi vi spiego che cosa faccio. A livello sindacale, cioè so che funziona benissimo nel lato costa, nella zona di Viareggio, insomma della Versilia, comunque se, cioè, va a incidere sulla salute del lavoratore. Il lavoratore dopo può... Spieghiamo bene questa storia della salute, perché questa è importante. Sì. Allora, ci sono delle forti ripercussioni sul sistema muscolo-scheletrico, tant'è che gli RLS, i rappresentanti della sicurezza, votati dai lavoratori, come sapete, allora sono intervenuti con un progetto che hanno portato nei tavoli regionali, proprio perché per cercare, no, di dire quante quanti sacchetti puoi prendere durante l'orario di lavoro. È tradotto. Se no è un porta a porta spinto, ti ammazza di fatica e di... Nella raccolta tradizionale cosa succede? Questo fa il braccio meccanico e lo carica in un camion da 10 tonnellate. Invece il lavoratore ogni volta deve fare così per la raccolta. Ora, porta a porta è stato comunque localizzato in determinate zone, in aree urbane, la vedo un po' faticoso nelle zone di Novoli, insomma di alta densità di popolazione. No. Io 32 anni fa, a 20 anni, ho iniziato a lavorare e avevamo il porta a porta. Benissimo, abbiamo già un sacco di ingredienti per far rispondere. Addirittura c'è una stima. Sì. Patrizia, c'è una stima di quanto dura un lavoratore con il porta a porta? Io sono rimasta basita. Quanto dura? Ma che cos'è? Una pila? Poi non è che poi l'azienda nostra, no, fermo, non è. Allora, poi il porta a porta è stato eliminato ed è stato cassonizzato. 5 anni la vita di un lavoratore, beh, insomma, no, non no, infatti, non ci preoccupiamo. Però, è stato cambiato il sistema di raccolta. È stato cambiato perché abbiamo constatato che il porta a porta creava dei fortissimi disagi. Cosa sono questi 5 anni? Dei traumi sulla salute. No, di solito è stimato che dopo 5-6 anni il lavoratore... Ora non li tengo più, non li tengo più, non li tengo più. Sara, riprendo io la linea. Se posso, certamente. Volevo dire due cose. La prima, rispondendo... No, cioè, si può parlare all'ospite che ha appena detto. Sì, però se no me ne dimentico. Allora, non è, ahimè, del tutto vero che noi non siamo in difficoltà nel sistema toscano e anche o perlomeno nel sistema d'ambito centro, perché il problema non è tanto legato all'indifferenziato ma alla forsu, perché ci sono 40-50 mila tonnellate che noi abbiamo difficoltà a smaltire ora, oggi. Per quanto riguarda il porta a porta si può fare, si può fare anche bene. Noi l'abbiamo praticato anche nel macro lotto zero, con una densità di cittadini non comunitari superiore al 40% in case, in palazzi. Quindi da questo punto di vista mi sento di smentire le parole della sindacalista, anche se gli aspetti di lavoro che la sindacalista introduce sono assolutamente veri, e su quello c'è bisogno di un'attenzione particolare anche del lato rispetto al lavoro del porta a porta, alle modalità con cui viene fatto, perché troppo spesso, almeno in passato, porta a porta funzionava attraverso esternalizzazione, quindi contratti poco onerosi ma anche poco tutelanti per i lavoratori. Quindi è usurante però questo. Noi dobbiamo chiedere il rispetto del contratto di ambito che è stato per i prossimi 20 anni assegnato ad Alia, che prevede il 23% al massimo di esternalizzazione in questi servizi. Benissimo, proprio telegrafico, perché tra 20 secondi andiamo in nero. Marcheschi, vuole dire qualcosa? No, dispiace che ancora ci sia troppa ideologia, diciamo, sul ragionamento complessivo, perché purtroppo i piani e le politiche sui rifiuti sono normate da delle norme precise che ti dicono degli obiettivi di recupero, soprattutto di recupero di materia e anche di energia, perché l'Europa e anche l'Italia ti chiede un recupero di energia che in qualche modo andrà fatto. Facciamolo con nuove tecnologie, non facciamo con il termovalorizzatore, ma nessun parametro è sul tipo di raccolta che facciamo. E in Italia e in Toscana pensiamo solo a come si fa la raccolta, non come si recupera la materia. Ecco, se si pensasse a quello, come se ad esempio si pensasse che il male
nella scala del male nei rifiuti è la discarica, non è il termovalorizzatore. Generale, sì, giusto perché forse si penserebbe tutto in modo diverso, un po' più laico. Giusto perché ha citato la cosa. La direttiva europea dà delle priorità, c'è cioè riuso, recupero, riciclo e solo in fondo. No, lei ha detto sono già stati impiegati un po' come fossero. Gli organi di stampa si apprende che dopo sì, la chiusura sì, no, ma dice non è facile per un lavoratore cambiare dall'oggi al domani, eccetera. Non è organizzazione non essere personale, così è una questione di organizzazione okay. personale dove la politica deve fare la sua parte. Mi conceda però una piccola, dopo, un piccolissimo intervento dopo, sugli dopo. Investimenti. Finito il tempo, purtroppo andiamo a nero, torniamo tra poco. In questo momento siamo in presenza di un piano che è stato dichiarato non più attuabile, stiamo aspettando la nuova pianificazione, quindi tecnicamente siamo in emergenza, dove l'emergenza non è solo da pensare relativamente ai rifiuti che rimangono per strada, quello è un sintomo. Siamo in emergenza perché non abbiamo uno scenario nel quale orientarci per pianificare le raccolte, sia differenziate che indifferenziate e così via. Quindi tutta la nostra pianificazione, che poi non è la nostra pianificazione, noi siamo attualmente il concessionario di un ente che è ATO Toscana Centro e in virtù di quella pianificazione stiamo progettando o riprogettando i servizi sul territorio dei 59 comuni che fanno parte di questo ambito territoriale. Se il termovalorizzatore non si fa più e se degli impianti sono già chiusi, dove si portano tutti questi rifiuti? E questo ce lo dovrà dire il piano. È esattamente questo l'oggetto e lo scopo della pianificazione. Nel precedente piano c'era un assetto impiantistico che adesso è evidentemente in discussione perché non è più attuale in quanto gli enti stanno discutendo di un aggiornamento di questo piano e noi abbiamo bisogno però di disponibilità di spazio dove portare i nostri rifiuti. Soprattutto relativamente alle raccolte differenziate, perché la quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata negli ultimi anni è aumentata in maniera importante. Il nostro ambito ha superato e quasi raggiunto il 65% di raccolta differenziata, per cui capirà bene che la quantità di rifiuti differenziati adesso è la maggioranza dei rifiuti. Quindi abbiamo bisogno di spazi per collocare la carta, per collocare la plastica, per collocare l'organico e questo vuol dire impianti, impiantistica. Se non si sa, il piano non lo dice, dove portarli agli impianti, quali, questi rifiuti rischiano di rimanere in strada? Questi rifiuti rischiano di rimanere nel posto, prima che in strada, in casa delle persone, perché poi se uno li porta per strada è evidente che c'è un sistema che li raccoglie. In questo momento il problema non è questo, noi abbiamo le nostre destinazioni perché il piano prevedeva delle quantità che dovevano essere collocate, quindi noi stiamo ragionando all'interno di questa pianificazione. È evidente che se continuiamo come è previsto nella nostra invece di attività di incrementare le raccolte differenziate, avremo bisogno di più spazi per l'organico, di più spazi per la carta, di più spazi per la plastica. Allora, questa era Domenica Scamardella, che è responsabile dei servizi per l'area fiorentina di Alia S.P.A. Siamo andati a trovarlo, è andata Sara a trovarlo per chiedergli appunto che succede. Dice, tutto quello che era la nostra pianificazione era il piano e adesso cioè, l'emergenza è non sapere dove andare, dove si starà andando. Che cosa risponde a questo lei, per esempio? Che lei è regione e ripeto, come anche Paolo Marcheschi. Il tentativo di come dire, trasmettere questa paura si smonta dicendo che oggi l'inceneritore non c'è. Non è che io vedo per strada. Quindi si fa come si è fatto fino adesso? Assolutamente sì. Come abbiamo, se sentito fosse. Si va avanti con gli inceneritori e le discariche esistenti. Giannarelli, non si può fare okay, così. Questo ci dobbiamo prendere questo tempo. Per rifare il piano regionale dei rifiuti in un'ottica di economia circolare, dove abbiamo necessariamente bisogno non solo della raccolta differenziata porta a porta, ma anche di più impianti. Più impianti significa più occupazione, più impianti a freddo, non più inceneritori e discariche che rappresentano gli impianti dell'Ottocento. Io faccio solo un esempio. Qualche anno fa, e quindi mi meraviglio che la Sinistra non dica nulla in merito a questa cosa, un consorzio di recupero pneumatici disse voglio venire in Toscana a investire in un impianto che ha freddo, recupera i pneumatici, perché dentro i pneumatici c'è il ferro, c'è la gomma, ci sono delle materie plastiche pregiate. Bene, questa gara è andata deserta e Assindustria non
si è preoccupata di trovare un investitore che potesse investire soldi per un impianto, magari con macchinario waterjet, che con getto d'acqua ad alta pressione recupera il materiale prezioso dei pneumatici. Questa è la triste realtà della nostra regione toscana. Allora io faccio un invito anche a Sindustria a spingere quell'economia e quell'industria che ha bisogno di impianti a freddo innovativi come biodigestori anaerobici che risolverebbero il problema, per esempio, poi della piana fiorentina. Poi ci spiegate cosa sono i biodigestori. Facilmente, sì. La frazione organica di sfalci e l'umido viene messa in dei contenitori chiusi dove fermenta, fa il suo processo di digestione con i batteri, si recupera il biogas, diventa compost, di qualità. Gli estrae il metano. Metano per la trazione, per esempio, degli mezzi pubblici, e si recupera il compost di alta qualità, che c'è una domanda altissima nel mercato. Confindustria cosa risponde? A parte che, voglio dire, se un'azienda vuole investire, noi siamo qui anche per cercare di far sì che in Toscana ci siano le condizioni perché le aziende vengano. Non avere infrastrutture che rendano le aziende competitive non aiuta le aziende a venire. Ma voi, dobbiamo distinguere. Un conto sono i rifiuti urbani, un conto sono gli scarti industriali. Però bisogna dirsene le cose, perché se uno pensa che la carta che viene recuperata dal riciclo non generi poi a sua volta un rifiuto o uno scarto che al momento non è utilizzabile... È vero questo. Questa percentuale del 30% è una bufala... No, sono percentuali più basse, lo sappiamo nel distretto carcerario. Scusate, ma va ancora in discarica il 46% in Toscana. Ma di cosa parliamo? Sì, ma... Parliamo di fermare un ciclo che non ha funzionato, un ciclo che si basa sulla riduzione della produzione di rifiuti addirittura da 20 a 50 kg a testa. Sogni che Rossi ha scritto nero su bianco sul piano regionale. Ma sa che lei lo diceva anche 10 anni fa? Certo, purtroppo sono tornato, siamo sempre lì. Ma vuole rivedere? Raccontano barzellette. Ma vuole rivedere? Raccontano barzellette. Non sa, si spende un sacco di soldi. Marcheschi, ho preso una chicchina. Sì? Sua. Purtroppo sono un po' ripetitivo. Lo vogliamo rivedere? Certo che è diventato un antinceneritore da morire da ridere. No, antinceneritore no, allora, sono antidiscarica. Allora, per la regia, tanto dura pochissimo. Mandiamo quindi l'estratto dei rifiuti di 10 anni fa, se non sbaglio era novembre del 2011, qui, in quegli studi molto diversi. C'erano Paolo Marcheschi, allora consigliere regionale, c'era Fabio Roggiolani, consigliere regionale in collegamento, poi c'era l'allora presidente della provincia di Firenze, Matteo Renzi. Giusto una chicca, poi si torna. Senti un po'. Io credo che intanto si debba dire alcune cose in premessa prima di parlare dei termovalorizzatori. Se non si capisce che i pilastri fondamentali del sistema dei rifiuti non reggono, è inutile parlare dell'anello finale della catena, e dico questo perché ci inganniamo da troppi anni con degli obiettivi di raccolta differenziata che sono improbabili se non impossibili a raggiungere, con delle risorse imponenti per arrivare a queste percentuali di raccolta differenziata che non hanno un rapporto di costi e benefici. Con questo non voglio dire che non va fatta la raccolta differenziata, ma vorrei che intanto si concentrassero quelle risorse, ad esempio su quei tipi di rifiuti che effettivamente poi vengono riutilizzati, perché forse i cittadini non sanno che molti dei rifiuti oggi raccolti in modo differenziato e quindi spendendo energia e costi, molti costi, poi vengono addirittura buttati in discarica. Allora è chiaro per tutti che le discariche fra qualche anno, anzi meno, non ci saranno più, e se le discariche non anche ci saranno più, su questo più, punto abbiamo sentito opinioni contrastate, ci potranno essere qualche discarica che rimarranno aperte sicuramente in regime di proroga eccetera eccetera, anche se ci auguriamo, quello che dice Roggiolani, che la tecnologia poi migliori anche il sistema delle discariche. Però il concetto fondamentale è che se si vogliono chiudere le discariche, si sono riconosciute che le discariche hanno un tasso inquinante pari se non maggiore agli impianti di cui si sta parlando stasera. Questo mi sembra onesto dirlo ai cittadini, perché non si può difendere una discarica perché inquina meno di un termovalorizzatore o come si vuole chiamare. Ovviamente si parla di impianti che sono fatti a tutela della salute, qualsiasi tipo di impianto, quindi bisogna accertarsi che servano. Questo l'ha premesso anche il Presidente Renzi. Bene, quindi non è che io faccio una battaglia ideologica sul termovalorizzatore sì e la discarica no, quindi la salute e la tutela sanitaria va al primo posto per quanto ci riguarda, quindi, però va anche al secondo posto, va anche il rapporto costi-benefici.
ci devono spiegare quanto ci costa smaltire questi rifiuti e dove vanno effettivamente a finire. Facciamoglielo spiegare. Il signore diceva, dovete incrementare la politica del riuso. Bene, ma sono anni che ci si prova e il mercato non l'assorbe. Quindi è inutile produrre tante di quella raccolta differenziata e poi va a finire in discarica. Prego, Presidente. Ecco, questo è una Marcord, fa sempre piacere vedere. Intanto Marcheschi come si è visto? Ma è ritornato Marcheschi comunque com'era, hai visto? Era contro... Sì. No, Marcheschi. Che informale. Intanto noto che mi avevo invitato alla Riffa e ora alla Pancia, non so se sono passati gli anni ed è per questo che è cambiato. Comunque anche allora diceva, sono obiettivi troppo grandi quelli della differenziata. Purtroppo oggi avrei voluto dire altre cose, perché oggettivamente se chiaro, le cose meglio si stava tutti più che il contenuto, volevo dare l'idea che purtroppo siamo sempre lì. Siamo ancora al 46% di roba smaltita in discarica e questo è il dramma. E si parla ancora di termovalorizzatori, è una cosa ideologica, capito? Se posso, allora, si diceva prima, è meglio rimanere così, non siamo in emergenza. Io volevo far riflettere su questo aspetto. Allora, in questo momento il sistema si regge sulle discariche, quindi noi abbiamo fatto a meno del termovalorizzatore e continuiamo e condanniamo il sistema delle discariche ad andare avanti per altri perché volevo introdurre un altro tema. Sicuramente non più di volevo introdurre volevo introdurre quest'altro tema. La possibilità di fare un digestore per 50-60 mila tonnellate, che è quello che è necessario per i nostri territori e bisognerà farne almeno 3, implica un aspetto per la burocrazia, per gli aspetti e per il sistema che in questo momento è esistente di 6-7 anni e vorrei che qualcuno mi smentisse se non è d'accordo. Secondo elemento, noi abbiamo dato una sensazione rispetto all'impiantistica e quindi la termovalorizzazione con tutte le difficoltà che c'è, che porta ad avere una diffidenza enorme rispetto agli impianti di smaltimento di rifiuti, anche di gestori. Perché se in questo momento io propongo alla mia cittadinanza la creazione di un digestore di 60.000 tonnellate, a me mi dicono di no, lo fai da un'altra parte. Siamo entrati in un loop che è difficilmente spiegabile con la direttiva europea che mi arriva da Bruxelles e che ci mette tutti di fronte a una responsabilità che mi rendo conto è tutta politica, che nei prossimi mesi deve essere praticata. Quindi ci vogliono le soluzioni come quelle diceva Roggiolani, ecco, spero che Roggiolani e poi siano torniamo concretizzabili, a... ma scusate, davvero. Vorrei essere da questo punto di vista. Allora, qui esponenti di varie forze politiche hanno detto la soluzione per l'umido sono i biodigestori. Mi spiego. D'accordo. Poi è chiaro che ci sarà anche un comitato contro il biodigestore e anche un comitato contro l'installazione delle merendine Kinder. Ci sarà da tutte le parti. Un comitato non si nega a nessuno, ma non sempre hanno ragione. Ai comitati bisogna dargli ragione quando ha ragione. Andiamo subito allora, dai comitati scusa, allora. Scusa un attimo, sì, vale se posso. Invadere. È così, capito? La pancia no, è così. La pancia è così, ma io... La pancia fa male. Era solo per analizzare il fatto che i tempi di costruzione di biodigestori, che sono nient'altro che luoghi dove per 2 mesi il rifiuto umido si trasforma, estrae energia, per farlo sapere, perché la gente non abbia paura del nulla, estrae energia non solo, ma il compost che ti esce non puzza come i compost prodotti in giro per la Toscana. Oggi se tu parli di compost gli piglia un accidente perché vanno intorno a Terranova Bracciolini e muoiono dal puzzo. La situazione è completamente diversa, cioè con la strategia dell'umido rinasce anche la strategia di una tariffa dei rifiuti che sta in piedi, anche perché, e chiudo su questo, tutti i camion che girano poi in città a raccogliere rifiuti avranno una riduzione del loro impatto ambientale di oltre il 75% perché andranno a biometano prodotto con l'umido. Allora questa è una rivoluzione a favore della popolazione. E se tutte le forze politiche sono d'accordo, altro che 7 anni, in 2 anni si costruiscono i costi e lasciamo perdere le grandi quantità. Non è possibile. Allora Sara Ghilardi, allora il biodigestore chi se lo prende? Nascerà, lo vogliono il biodigestore i cittadini di Sesto che sono lì a festeggiare? Le battute.
qui scherzavamo sul compost di Case Passerini, che dice ci hanno trovato dentro anche i panda del WWF che si stanno per estinguere, però quello di odore ne manda panda del WWF. Allora, parliamo con queste blasonate associazioni ambientaliste, WWF e Italia Nostra. Iniziamo da Italia Nostra. E volevo dire solo che mi rivolgo ai politici che secondo me hanno fatto perdere quasi 20 anni, si sono impegnati a combattere noi, le associazioni ambientaliste, WWF e tutte le associazioni che hanno fatto ricorso, ma che soprattutto hanno indicato delle strade alternative, cioè, e anche i cittadini, invece i politici sono rimasti nelle stanze come sempre a decidere e a non ascoltare tutte le strade, ripeto, percorribili, perché vorrei dire che noi non siamo quelli del no, siamo persone che si vive, si lavora e non si vive sulla nulla. Molte volte a me dipingono, eppure lavoro in proprio, come una persona al di fuori delle cose, invece abbiamo fatto delle proposte praticabili e tuttora sono praticabili. A Scampia, vi ricordo, non lo sapevo, me l'ha ricordato Ercolini, fanno la raccolta porta a porta 65%, quando viene detto non è possibile farla a Novoli o in altri quartierini che rispetto a Scampia ed altri grandi quartieri che esistono in Italia. Un'altra cosa volevo dire, ho molte riserve, anche se tecnicamente diciamo la decisione del Consiglio di Stato è stata per i boschetti della Piana, alle conversioni dell'ultimo minuto, io dico delle prossime elezioni, sia a Campi che in Regione. Quindi abbiamo combattuto tutti i decisori a tutti i livelli e adesso invece abbiamo personaggi importanti politici che decidono del futuro dei cittadini, parlano di economia circolare, parlano di raccolta al 70-80% e fino ad ora dico... WWF, sì. Don Quixote oppure... Poi Faggi vuole rispondere, lo tenga a mente. Dunque no, noi... Tieni tu l'arma, tieni tu l'arma del microfono. Noi abbiamo condotto questa battaglia da oltre 20 anni assieme a Italia Nostra, a Forum Ambientalista, assieme a tutti i comitati dei cittadini, ultimi e fortissimi e bravissimi il comitato delle mamme no inceneritore. Noi siamo sicuramente stati additati come quelli del no a ogni cosa, però bisogna dire una cosa: in Italia quello che veramente è forte e potente sono quelli del sì. Va bene sì alla TAV, sì all'aeroporto, sì all'inceneritore. Sono queste le persone che creano problemi. Noi ci limitiamo semplicemente a fare delle proposte, mi è stato detto, serie, obiettive, chiare. Ma il biodigestore va bene? Sì, ma nostri a Prato non ce l'hanno. Noi diciamo che con tutta una serie di impianti di trattamento a freddo possiamo superare tranquillamente un'emergenza che attualmente non c'è, se non nella testa di qualche gestore municipalizzato, di qualche politico, tanto per spaventare. E concludo una cosa sola, dato che in questo momento politico si dice sempre che l'Italia, che l'Europa ce lo chiede. A noi l'Europa è 25 anni che ci chiede di adattarsi alla normative sui rifiuti e non lo facciamo. In Italia siamo sotto il 65%, in Toscana, a Firenze pure. Nonostante questo si paga fortissime sanzioni europee perché esatto. Noi non si rispetta queste direttive. E le sanzioni europee, voglio ricordare, che non le paga i politici, le paghiamo noi con le nostre tasse. Posso fare un ragionamento molto semplice, anche semplicistico, se vogliamo. Sesto Fiorentino, l'impianto di Case Passerini di compostaggio, no? È quello che si sente, questo odore acre, che uno diventa biondo passando all'autostrada quando c'è l'inversione termica, anche se dicono che non fa male, però l'odore è devastante. E soprattutto a Sesto Fiorentino, quando uno ha questa bella ode di Case Passerini, se uno gli chiede vuole inceneritore, è chiaro che ti risponderà no tutta la vita. Intanto gestiamo bene, mitighiamo quell'impatto lì. Forse questo è un po' il ragionamento del cittadino che non conosce altro, però quello lo sente, lo vive, no? Sì, sì. Ma guarda, se mi parli di miasmi, no? Cioè, quindi il problema del cattivo odore. Abbiamo anche il tavolo, Patrizia, possiamo anche battere i pugni sul tavolo, mi guardi in campo. Nel Contarina Spa, nel Consorzio Priula a Treviso, che è un po' l'esempio che noi portiamo da sempre, da diversi anni, perché non si parla per astratto, ma è qualcosa di concreto. Cioè, il Consorzio Priula serve 556.000 cittadini, quindi no Serravalle Pistoiese o piccoli comuni. In particolare serve la città di Treviso, che è 90.000 abitanti, che è uguale a Pistoia, che è la mia città.
lì hanno risolto il problema, perché in pochi anni Treviso è passata dal 50% attualmente all'85-97%, quando a Pistoia siamo al 37%, queste sono le percentuali che ricordava poi Roberto, che paghiamo noi cittadini. In quel consorzio, rispetto a quello che dicevi te, è previsto tutto un insieme di impianti che fanno per far sì che la raccolta... Venga Ercolini, venga, poi interviene anche... La che viene differenziata viene poi riciclata, cioè c'è un insieme di impianti che ha risolto anche il problema, dicevi te, rispetto a Case Passerini. Voglio dire solo un'ultima cosa rispetto a quello che diceva la sindacalista, che io rispetto e annoto, cioè il problema della sicurezza dei lavoratori, che è una cosa fondamentale. Io sono, diciamo, un sognatore, come penso tutti qua. Sogno un paese in cui la questione del lavoro, quella dell'ambiente e della salute non confliggano tra di loro. Quindi se la sindacalista ha rilevato che c'è questo problema, che noi non riscontriamo, almeno perché è la nostra esperienza, per esempio nel consorzio Priula, io credo che si possa e si debba superare. Rossano Ercolini di No Waste, sorridente, lui non ha sentito la nostra conversazione, però qualcosa da chiedere abbiamo ovviamente anche a lei. Allora, pietra tombale sull'inceneritore, però come si va avanti adesso? Ci dica lei, perché a questo punto la parola e la proposta è la sua. No Waste, zero rifiuti, come? Beh, basta copiare altre città. A me mi scandalizza il dibattito periferico che c'è a Firenze. Cioè prendano, si diano pace, hanno perso, bisogna andare verso rifiuti zero, comunque verso le buone pratiche. Adesso passeranno 20 giorni, speriamo che non continuiamo a perdere tempo e che si cominci a lavorare nella giusta direzione. Lo fanno in tante città molto più grandi di Firenze, non vedo perché altrove non si possa fare altrettanto. Economia circolare, nel senso, il cartone del latte, per fare un esempio, deve tornare alla centrale del latte, no? Nel ciclo dei rifiuti. Economia circolare, giustamente, no. No. Beh, insomma. No, però se io lo porto a Capopassero, poi che succede? Non è proprio così, l'economia circolare, esattamente. No. Ora lei molto semplice. Lei, non voglio coinvolgere la televisione, la vostra televisione, che ha un ruolo sicuramente meritorio nel raccogliere le voci a caldo in un momento storico come questo, almeno per Firenze. Cioè, non si potrebbe portare. Va messo nella raccolta differenziata. Il Tetra Pak, che io non amo, o la carta latte, come veniva chiamata qualche tempo fa, contiene il 75% di fibre cellulosiche lunghe, quindi molto valide anche per produrre carta tissue, salute, carta di qualità, e poi contiene il resto polietilene e un sottile velo di alluminio. C'è un impianto che lo deve lavorare. C'è un impianto in provincia di Lucca che prende tutto il Tetra Pak che viene dalla Revet di Pontedera e lo trasforma in carta e in equallene, cioè in materiali misto plastici alluminio che vengono utilizzati per fare le passerelle per i portatori di handicap, sì, i cosiddetti diversamente abili, e poi ci si fa carta tissue. Il cartone del latte può anche diventare questa è l'economia circolare. Cioè io non vorrei che Firenze rimanesse nella serie Z invece di andare in Serie A come merita la capitale. Il problema è che è una città turistica e che quindi la differenziata non può avere le percentuali che si vorrebbero, è un falso problema. Ma allora se Viareggio, che non brilla, ha il 69% di raccolta differenziata, che ha un picco turistico rispetto alla popolazione di base altissimo, Forte dei Marmi ha l'81% di raccolta differenziata, non vedo perché... Sì, scusate, ma Firenze... Qui abbiamo gli ospiti che vorrebbero ovviamente infilare... No, ragazzi. Ragazzi, Firenze c'è 70.000 turisti al giorno. Io ho grande rispetto per i lavoratori che invito a, anzi, se ci invitano loro, noi perché li rispettiamo e sono nel nostro cuore, andiamo e portiamo tranquillamente, serenamente le nostre proposte. Ma qui è una lavoratrice. Non vi dovete far strumentalizzare, perché se a Milano fanno il porta a porta sulla raccolta differenziata e a Scampia, non vedo perché non si possa
fare a Firenze. Tra l'altro il porta a porta non la dovete più continuare, siete strumenti della parte padronale. Una volta c'era questo culto della classe operaia e dei lavoratori che avevano cultura autonoma, indipendente da quella della Confindustria. Cerchiamo insieme di dimostrarlo. È molto appassionato, disponibilità Colini, ascoltare. Ci piace parlare. Estremo rispetto. Patrizia, è partito Ercolini. È veramente bravissimo, continua. No, bravissimo, guardi, bravissimo, lasci perdere, bravissimo sarà Giannotti. Capisco che ci sarà Giannotti, si non deve c'è, fare da c'è. Parte, da parte. Ha già preso un sacco di soldi. Vabbè, gli ha raccontato qualcosa di vecchio della trasmissione di stasera. Quindi lui ora deve stare a sedere. Non c'è, quindi è inutile parlarne. Però chi sostiene le posizioni di Giannotti, chi fa il ventriloquo di Giannotti, un attimino cerchi di ascoltare anche le posizioni diverse. Magari se non si fida di noi, ma non vedo perché. Io capisco, non ho perché interesse. Usa la televisione per il suo attacco. Non capisco perché stipendi. Usa non la nostra televisione, stipendi. La nostra allora trasmissione vada, per fare un attacco. Non c'è Emilio Giannotti. A Milano, va bene, tra l'altro. Grazie, riprendiamo Parma, la linea. Allora, Faggi. Sì, no, allora, mi scusi, allora, Livio Giannotti è una persona per bene, quindi innanzitutto comunque perché, non è qua e non si difende. Io l'ho invitato. Allora, okay. Però volevo rispondere un secondo a Italia Nostra di Campi, ricordando che se è fermato il percorso lo si deve soltanto ad una persona, che è Emiliano Fossi. Quindi perché, ed è Emiliano Fossi, l'abbiamo vista, perché i ricorsi di Italia Nostra sono stati sconfitti sia al TAR che in Consiglio di Stato, e se c'è una persona che ha portato e ha combattuto per il termovalorizzatore, indipendentemente da come la penso io, sono coloro che in questo momento sono contro Emiliano Fossi a Campi. Ora, quindi ringraziamo il Signore. Ringraziamo il Signore, ci siano, indipendentemente da come la penso ci io, sarà ci sia il porta a porta, sindaci questo interessa. Adeguati come Emiliano Fossi a Campi. Io volevo prendere in giro, stimo naturalmente Rossano Ercolino, Ercolini era per chiudere, perché purtroppo cosa, questa è una gorà con tanti ospiti e bisogna parlare tutti. Allora, mi sembra evidente, sì, è certificato, che in questo momento noi per i prossimi 6 anni noi rimaniamo così, in discarica. Io spero davvero che le cose che sono dette, ma lo dico davvero perché a me non mi interessa il termovalorizzatore, a dire questa allora, cosa. Se non spero, siete capaci a amministrare, andate a casa, ma non spero, potete pensare. Allora guardi, andate a casa, allora mi scusi, lei era presente in regione quando è stato fatto questo disastro. No, quindi lei si assume, io ero tra quelli che ha votato contro e ha fatto la battaglia. Parlate uno alla volta, se no non si capisce niente. Sempre immagino la maggioranza. Chiacchieroni da una vita non riuscite a risolvere niente. Una alla volta, dai, Faggi. La verità è che voi tenete la Toscana in fondo alla classifica nazionale. Chi è stato in regione classe dirigente? Quelli che ha voluto. Ma così non si capisce. Niente, si assume la responsabilità del fallimento, io, come tutti quelli che c'erano. E quindi acceso la miccia, no, lei viene qua e ci racconta la fiaba. Bene, io le dico, per 6 anni siamo così. Scusi, ora, lei parla molto, però a noi non ci consente di intervenire. Io spero che quello che lei dice si concretizzi, ma lo spero davvero, allora, che sia possibile, perché in questo momento noi buttiamo la roba in discarica. Allora, e dire che il digestore si fa in 2 anni non è vero. Veloci, perché c'ho la pubblicità che incombe. Allora, Roggiolani, breve, poi anche Giannarelli. Insisto a dire che 10 anni fa, quando è stata fatta quella ripresa, proponevo le stesse posizioni di oggi, quindi se non ci avevate dormito facendoci sbagliare di lotte tutti, di governo ora, di lotte, sì, di, no, governo, di governo di lotte cioè, di governo poi, che caro amico mio, tempi, è stata la rovina dell'Italia, scusi, e della sinistra italiana di lotte di governo, sì, di lotte di governo. I Verdi sono stati in maggioranza, hanno fatto la battaglia per cambiare le cose, alcune cose ci sono riusciti e altre no. Detto questo, noi, io ho fatto sempre questa battaglia, me lo riconoscono, ma insomma è un fatto di vita, lasciamo perdere, ma sempre dando risposte tecnologiche.
La soluzione c'è e sono sempre per gli impianti. Insieme siamo andati a vedere anche impianti di tipo innovativo. Ho avuto polemiche anche con i comitati perché alle volte ho proposto situazioni come il dissociatore molecolare ed altre situazioni. Però ho sempre cercato soluzioni impiantistiche. Quando voi invece avete, anni, ma, ora, avete mantenuto, gli anni. Avete mantenuto e avete mantenuto intatto un sistema, va bene, basato sulle discariche, perché consente al vostro sistema di potere di esistere da una vita, altrimenti le discariche sarebbero state curate. Ma ad Arezzo, ma perché lei è venuta, ha fatto l'accordo politico con quelli lì che avevano il sistema di potere? Ad Arezzo, ma si rende conto? Ad Arezzo fu fatto un inceneritore e a quei tempi lo decisemmo anche noi, perché 20 anni fa non c'erano queste posizioni. Quando decidemmo di fare l'inceneritore, da allora la raccolta differenziata ad Arezzo è rimasta identica a quello che c'era 20 anni fa. La questione degli impianti, scusi, la questione degli impianti e dell'eccesso dell'impiantistica di scariche inceneritori in Toscana è stata quella che ha fermato lo sviluppo della raccolta differenziata e ha fermato lo sviluppo di tutta la dotazione impiantistica. Voi siete rimasti impiccati a alcune discariche. Giannarelli, allora siamo in pubblicità e si riparte con Giannarelli. Pubblicità, se non siete capaci andate via, non so che qualcuno quanto tempo ci vuole, ma non è obbligatorio stare in un lavoro se non siete capaci a risolvere. Non ce n'è traccia, non ce n'è ancora traccia, perché ovviamente gli attori in commedia non è soltanto il comune di Sesto Fiorentino, ma ce n'è più di uno, come ad esempio Alia. La discussione è andata avanti per un po' di più tempo rispetto a quello del previsto, il mandato non è ancora alla sua metà e quindi siamo fiduciosi che possa iniziare al più presto. Al più presto vuol dire che comunque sia non entro il 2018, come avevamo già detto. Da settembre e prima di dicembre avremo già i primi lotti che insieme a Campi Bisenzio inizieranno con la raccolta porta a porta. Questo è il vice sindaco di Sesto Fiorentino, Sforzi, a cui Sara Ghilardi ha chiesto come mai a un paladini appunto di del porta a porta non sia mai iniziato a Sesto Fiorentino. Io andrei a sentire intanto Giannarelli, perché voleva dire anche qualcosa in merito a quello che è stato detto prima di entrare in pubblicità, e poi da Sara Ghilardi andiamo a capire a Sesto come mai questo porta a porta, se dobbiamo credere alle parole del vice sindaco, che partirà al più presto. Ma io penso che nonostante alcuni toni anche condivisibili siano uscite delle proposte alternative, si è parlato di impiantistica, abbiamo parlato di piattaforme per il riciclo e si è parlato del porta a porta. Ora volevo condividere con voi questo dato clamoroso, che su 274 comuni nella nostra regione toscana ben 60 superano la soglia del 65% di raccolta differenziata adottando la raccolta differenziata porta a porta, e la maggior parte sono comuni governati dal PD. E questa è la notizia clamorosa, che nonostante il governo del PD riescono a fare la raccolta differenziata sul 65%. E Prato, vice sindaco, me lo può confermare o meno, nonostante il governo PD mi conceda la battuta, ha raggiunto la raccolta dal 2010. Nell'aria no, un nuovo accordo. Ma vede perché è veramente assurdo, perché ci sono due correnti in quella forza politica. Ci sono dei sindaci, alcuni ne abbiamo anche in regione, il sindaco di Empoli, raccolta differenziata superiore all'80%. Abbiamo comuni che raggiungono soglie superiori al 90%. Allora la regione opportunamente, con grande ritardo, ha detto: ci mettiamo 30 milioni di euro, però badate bene, non è che mette 10 milioni per ogni ambito territoriale ottimale, 10 milioni per Senarezzo Grosseto, no, Senarezzo Grosseto sono 7 milioni, tra l'altro siete la provincia di Arezzo insieme a quella di Siena con la raccolta differenziata peggiore della Toscana, perché guarda caso avete il maggiore numero di discariche e inceneritori, quello che diceva Giovanni prima, correttissimo. Se tu hai una discarica e un inceneritore, hai necessità di alimentare questi impianti e non puoi fare la raccolta differenziata. Allora concedetemi una riflessione che riguarda la governance, cioè il modello. Noi pensiamo, e come Movimento 5 Stelle abbiamo fatto la nostra proposta di legge per l'economia circolare, bocciata dal Consiglio regionale, ma la ripresenteremo perché non molleremo mai. Noi pensiamo che si debba distinguere
necessariamente tra chi gestisce la raccolta e lo spazzamento, lo devono tornare a fare i comuni, anche in forma associata, tra chi gestisce lo smaltimento, che non può essere il comune stesso che fa la raccolta. Se io sono, mettiamo caso, l'inceneritore di Montale, Agliana e Quarrata, che deve chiudere, va benissimo, ma se io sono un comune che è proprietario di una discarica, Peccioli, o di un inceneritore, ho tutto l'interesse a non fare la raccolta differenziata perché i rifiuti li devo portare nel mio impianto e magari con quei rifiuti vado a ripianare i buchi di bilancio delle casse comunali. Dobbiamo spezzare questo conflitto di interesse, come dice la GCOM, l'Agenzia per la Concorrenza, e dice tra l'altro la GCOM, che se facciamo la raccolta differenziata per 90.000 abitanti, 100.000 tonnellate all'anno, abbattiamo i costi, miglioriamo il servizio. È l'esatto opposto di quanto sta avvenendo nella provincia di Siena, Arezzo, Grosseto, che avete il peggior servizio dei rifiuti della Toscana, perché il modello del lato sud, che abbiamo visto ha portato inchieste, arresti, un casino, commissariamenti, ha alzato i costi per i cittadini, avete la presenza di discariche e inceneritori più alti della regione Toscana e il sistema non funziona, tra l'altro con grandi fragilità finanziarie, perché sappiamo tutti che se Toscana è a rischio, i suoi soci sono in concordato fallimentare, e lì sì che rischiamo l'emergenza rifiuti. Porta a porta. Allora io vedo se Sara è pronta per un ultimo collegamento con noi prima di concludere il dibattito. Allora Sara, abbiamo fatto sentire un brevissimo estratto di un'intervista che hai realizzato pochi giorni fa, anzi lo stesso giorno in cui Emiliano Fossi, ma anche il vice sindaco di Sesto Fiorentino, al Caffè Letterario Murato insieme agli ambientalisti, coloro che questa battaglia l'hanno vinta, perché l'hanno vinta, tu hai chiesto ma come mai però il porta a porta, che sarebbe la chiave insomma di un sistema libero da impianti inquinanti come il termovalorizzatore, non è ancora partito? Abbiamo sentito una risposta, ma tu che Sesto Fiorentino lo conosci bene e visto che i tuoi ospiti anche, ci possiamo approfondire anche questo discorso? Sì Patrizia, porta a porta faranno a gara i comuni della Piana, perché un giorno prima inizierà Campi Bisenzio e poi Sesto Fiorentino, a quanto pare, questo è a chi comincia prima. È anche una questione di contratti, perché chiaramente il gestore ha vinto una gara nel 2014 dove non era previsto il porta a porta, vero o no? Una questione anche di costi, probabilmente. Ecco, il porta a porta c'era, però non in tutto, per esempio a Sesto Fiorentino ancora non c'è, quindi c'è un ricalcolo dei costi. Nel Collinare e nel centro di Firenze c'è ancora, no? Cioè il comune va dal gestore e gli dice io da domani voglio fare il porta a porta, non è così immediato perché c'è anche un ricalcolo della tariffa che la deve pagare il cittadino, perché la Tari la paga solo il cittadino, l'amministrazione non mette un euro, quindi ecco, c'è un ricalco da questo punto di vista. Cioè di costi sicuramente sì. È molto alto, qualsiasi servizio comunque fai extra ne paghi di più. Servizio diverso, sì. Costi extra, sì. Aumenta la bolletta dei rifiuti, aumenta? Ma guardi, dove hanno applicato la tariffa, l'alternativa che non è solo il porta a porta, si affianca alla tariffazione puntuale, ovvero tutte le persone che mettono i rifiuti sono tracciate e si paga in base a quanto si butta o non si butta nei cassonetti che vengono presi col porta a porta. Tutti gli esempi fatti hanno dimostrato che il costo finale diminuisce, che le aziende e quindi i comuni e quindi le amministrazioni e quindi i cittadini dove si aprono le alternative hanno un netto guadagno. Questo lo dimostrano e lo danno i numeri. Sta già succedendo in moltissime città, a Parma, a Contarina che è stata citata più volte. Quindi è vero che partire con il porta a porta ha un costo aggiuntivo, ma alla fine il ciclo dei rifiuti costa meno e produce soldi. Ma quanto ne riparliamo a Sesto se abbiamo risparmiato? Allora, chi è partito con queste due politiche molto semplici, che ora sono diventate anche la tariffazione puntuale, è diventata una legge normata, in sei mesi, un anno, in base alla grandezza ovviamente alla progettazione che diventa complicata in situazioni più complicate, più semplici, in comuni più piccoli, in circa un anno si possono vedere questi numeri. Allora, Sforzi ci ha promesso entro la fine del 2018. Aspetti che finisco un attimo. Si inizia a ragionare di volumi di rifiuti nettamente più bassi da gestire, si sta parlando di 50 kg per abitanti, Contarina ora punta a 10 kg per abitanti rispetto ai nostri 300 e di questi 10 kg già si va a recuperare
i pannolini e i pannoloni per recuperare la cellulosa, quindi è una rivoluzione che ormai è già in moto, è già in cammino, lo dice l'Europa, lo dicono le leggi, non è una cosa che si può fermare. Noi qui abbiamo uno striscione perché alla Corte dei Conti abbiamo aperto un'inchiesta, perché noi cittadini abbiamo già pagato 60 milioni di euro in più dal 2012 al 2016 nei comuni gestiti da Quadrifoglio perché non abbiamo raggiunto i limiti di legge imposti per la raccolta differenziata. Quindi noi abbiamo già bruciato letteralmente 60 milioni di euro, oltre a creare discariche, a bruciare gli inceneritori. Se noi 10 anni fa si iniziava a lavorare per bene, oggi questo problema non c'è. Quindi noi chiediamo come cittadini, chiediamo di essere coinvolti, chiediamo una partecipazione trasparente anche al governatore Rossi e chiediamo di partire da ora. Sesto e Campi lo faranno con grandi difficoltà perché non hanno ancora un supporto di tutta la città metropolitana. Chiediamo agli altri di non fare da blocco, di partire, andare. Benissimo. E poi ci rivediamo tra un paio d'anni. Poi ci rivediamo, Patrizia, qui l'opinione è chiara, a te allo studio. Grazie, grazie Sara, allora io vi auguro buonanotte e vi ringrazio davvero per aver partecipato con noi. Noi prendiamo il dibattito e lo concludiamo in studio, ora veramente come dei tweet, nel senso che, vedete il countdown, siamo quasi in chiusura. Marcheschi, poi volevo ricordare l'evento di Roggiolani, mi raccomando. Okay. Intanto io non trovo giusto assolutamente che l'inefficienza di chi ha governato e ci ha portato a questa situazione si ribalti nei costi dei cittadini. Uno, perché il costo del non fare è un costo importantissimo e qui le cose sono state fatte male, perché per arrivare alle percentuali risibili che c'è la Toscana si è speso milioni di euro di tasca nostra, quei 60 milioni che dicono loro sono anche molto di più, ci sarebbe anche da aggiungere quelli che ora loro, provocando anche da parte loro la chiusura dell'impianto, avremo per altri 5-6 anni. Però ha detto poi rirecupereremo. Però volevo dire una cosa, Alia che ha vinto la gara diciamo per la gestione anche nella parte del Pistoiese, sta mandando una letterina a tutti i cittadini di quei comuni là dicendo che poiché è stato messo a bando un nuovo servizio di porta a porta e poiché il soggetto gestore che ha vinto non è adeguato né con i cassonetti né con il sistema di trasporto, di raccolta e cose del genere, aspettatevi una tariffa aumentata almeno del 50-70%. Ma ecco, di che zone parla? Non si può, Pieve a Nievole, Borgabugiano, mi stanno arrivando un sacco di richieste per intervenire. Ecco, questo è un sistema che non può andare così. Non si può ribaltare l'inefficienza della politica sulle tariffe dei cittadini. Allora, il dibattito purtroppo non c'è più tempo, però io volevo ricordare che c'è un evento importante, questa Europa che abbiamo citato diverse volte. Quando e dove e che cosa sarà? Il 6 giugno a Bruxelles noi porteremo alcune ecotecnologie di Ecofuturo Festival, che quest'anno sarà dal 18 al 22 luglio a Padova. Siete tutti invitati al Green Energy Park, tutte eccellenze toscane, spesso comunque italiane, che stanno diventando importanti a livello europeo. Ci saranno molti parlamentari europei e diverse tecnologie in esposizione. Un flash. Noi in questi anni di dibattito abbiamo esportato grandi cervelli in Italia che sanno fare, che sono i campioni della raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti, della gestione di tutto il ciclo. Ne cito due per tutti. Uno è Alessio Cecci, che è l'ex assessore di Capanno, è ormai una eminenza a livello nazionale, e l'altro è anche internazionale. L'altro è meno conosciuto, Francesco Girardi, che a Tivoli, quindi Roma sostanzialmente, è riuscito in questi 3 anni a ridurre la tariffa del 30% su Tivoli, a portare la raccolta differenziata al 65%, ve lo consiglio vivamente. Volevo dire che le eccellenze toscane stanno sono importanti. Allora, 6 giugno. Se ne siamo profeta in patria, impieghiamoli in Toscana. Va bene, allora io volevo dire, volevo aggiungere qualche cosa a quello che è stato detto. Cosa ne pensa del dibattito? Si arriverà a una soluzione? Le preoccupazioni che lei ha espresso sono un po' mitigate o no? No, le preoccupazioni rimangono perché è chiaro che, insomma, se ne parlava anche prima, alla fine uno potrà biodigerire.